Vorrei esprimere il cordoglio ai familiari delle vittime del terribile incidente che è accaduto ieri pomeriggio nella nostra galleria delle Conce. Il cordoglio mio personale, di tutta l'amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Urbino. È stato un incidente che ci ha sconvolto veramente per come è avvenuto. Ovviamente insieme a questo voglio ringraziare gli accompagnatori, il parroco che accompagnava questa gita turistica ad Urbino insieme all'autista che hanno messo in salvo tutti i bambini che erano a bordo del pullman. Quando ho avuto la segnalazione dal nostro prefetto di recarmi sul posto, perché è lei che mi ha chiamato, avvisato ovviamente dalle forze dell'ordine, ci siamo precipitati immediatamente sul posto e avevo per strada il terrore che questi bambini non avrebbero avuto la possibilità di scendere dal pullman e di rimanere quindi a bordo. Quindi quando ho avuto la notizia che tutti i bambini erano fuori, chiaramente volevo ringraziare l'autista, gli accompagnatori, perché hanno avuto la prontezza di riflessi e la fermezza e la capacità di immediatamente far uscire dalla galleria i bambini. Chiaramente subito dopo siamo andati al locale, al centro commerciale dove li avevano portati per rifocillarli e per rassicurarli. Avevo avuto cognizione anche ancora del terrore negli occhi dei bambini, chiaramente, che hanno vissuto questo momento terribile. La città di Urbino insieme al sindaco di Fossombrone ci siamo sentiti ieri sera tardi, abbiamo concordato che assolutamente il caso di dichiarare il lutto cittadino, e credo che per quello che riguarda la nostra città sia il caso di annullare tutti i festeggiamenti, e quindi in qualche modo porterò a conoscenza la giunta e quindi concorderemo insieme, ma già l'abbiamo in qualche modo già fatto, per annullare tutti i festeggiamenti di fine anno, perché credo che una tragedia così immane non possa non essere rispettata.